Buongiorno e benvenuti al Museo della Tecnica di Shenzhen. Come vedete dal parcheggio siamo già accolti da qualche esposizione. Un MiG, un altro, aereo, Tupolev, Concorde, là in fondo c'è un motore ferroviario, industriale, navale, elicotteri, quindi ci divertiamo. Ora che siamo all'ingresso possiamo ammirare altri aerei, un Canadair antincendio che poi ci si può entrare, poi là in fondo vediamo elicotteri, si vede il muso del Concorde, altri aerei. Cominciamo l'ingresso con questa carrellata di dragster e funny car, poi ovviamente dalle americanate nasce sta roba qua con un motore Detroit diesel, che è grande come un camion italiano, e invece la zombie car lì che penso sia alta un metro, sei seduto per terra. Riproduzione del Dirt Track. È una carrellata di Cadillac dall'alto al basso che non finiscono più. Una locomotiva in movimento con tanto di soundcheck. Auto con tetto in lamiera apribile e ripiegabile nel bagagliaio. Lì c'è una vecchia auto della polizia. Un altro aereo immancabile. Ah, era una Ford, ecco. Una Chevrolet. Poi qui una macchina che piace tanto alla Ross, quelle che saltellano sulle ruote. Guardate la verniciatura di questa. È immancabile una Mustang. Anche una sezione dedicata alle biciclette da corsa, con tutta una serie di cimeli di grandi campioni. Sezione dedicata a carri armati, mezzi militari, ce n'è anche uno che è stato ripescato da qualche parte, sopra sempre un F-104 che non fa mai male, M4 Sherman. Contraerea, la mitica FLAC 105. Proiettile. Mitico carro armato T-34 sovietico presente in qualsiasi film o gioco, e a fianco l'americano M4A1 Sherman. Ora che siamo usciti all'esterno troviamo una piccola carrellata di carri armati e di corazze tagliate o esplose. Guardate qua che spessori, che bestione. 52 tonnellate di carro armato questo Centurione. Sistema di visione per periscopio in torretta. Lancia missili, camion di supporto con gru, con penso unità di controllo, e queste torrette qua in fondo voglio vedere cosa sono. Torretta del Panzer M48, torretta penso sia da forte, sparava un 100 mm, non li poteva ruotare. Qui si può vedere dove hanno tagliato le porzioni di corazzatura, dove dagli spessori e l'interno della torretta.
qui possiamo vedere da quei mini bunker in cemento armato, dentro ce n'era uno anche in ferro, trasportabili e utilizzati da un solo soldato. La classica Flak 105 che serviva da contraerea in tutte le città, cannone da 155, più grande, per poi tornare qui al mitico T-34 sovietico e al T-72 sempre dell'Unione Sovietica, dove qui si può vedere l'armatura composita come era fatta e di che spessore si tratta. Anche i crocchi parlano come noi alla fine. Cannone della Skoda, semovente, calibro 210, è leggermente piccolo. Leggermente piccolo, direi. Questa è la canna. Caterpillar D9 del 1956. Leggermente grande, direi. La pala è ben più alta di me, di almeno 30-40 centimetri. E questo è un Fiat 331C, piccolino, 4 tonnellate di peso, faceva il suo egregio lavoro. 1919. Un altro carillon automatico. Stile utilizzata da due persone con la sua cassa, catena di ricambio e gli accessori. Seconda guerra mondiale sempre. Alto si vedono meglio un po' di aerei. Questo bellissimo elicottero russo col doppio rotore coassiale, controrotante, senza quindi rotore di coda. Il mitico bombardiere Junker nel quale nell'altro museo siamo entrati dentro. Qui siamo sul tetto. Allora, lì si può vedere il timone di coda, la pinna di coda di un 747 Lufthansa, un cockpit e qui siamo sotto il Canadair, dove si può entrare. Siamo ufficialmente dentro il Canadair. Questo è il cockpit, molto essenziale direi, e miseria come dondola qua in cima l'aereo. Comunque la vista interna dell'aereo è questa, eccolo là, e si può dire che dondola sul serio, qui dentro. E ora entriamo all'interno della cabina di comando di questa mitica locomotiva. Neanche mi sto divertendo io. Un po' strana da guidare. La postazione di uno dei macchinisti. Qui caricavano il carbone, no, non si apre, l'hanno bloccato.
macchinario industriale, quindi, un secolo scorso, due secoli fa, chi lo sa. Motore a vapore, si azionava un grande volano e una trasmissione a cinghia che si vede là in fondo. Eccolo qua, serviva per produrre elettricità. Là c'è un generatore, qui un altro alternatore più piccolo. Poi all'improvviso ti trovi una Lamborghini Urraco, bellissima. Ha detto Maso Pantera, bellissima e rara. E poi la mitica DeLorean DMC12. Peccato non sia quella di Ritorno al Futuro. Tutta la carrozzeria in acciaio inox satinato. BMW Isetta, nata dall'acquisto del progetto dell'auto della ISO Rivolta italiana, è presente anche nel telefilm Auto sotto un tetto, dove il mitico Steve la guida. Qui siamo sotto il Tupolev supersonico, posizionato sui piedistalli in posizione o di decollo o di atterraggio, vedendo le alette canarde estese e il musetto inclinato per vedere la pista. Prese d'aria dei quattro motori, carrello principale, ala a delta, la coda e poi là in fondo vediamo il Concorde. Ora vediamo di salire sul Tupolev. E vi porto con me. Eccoci sulla porta di coda del Tupolev, sopra l'ala, sopra gli scarichi dei motori, e ora ci stiamo ad entrare. Anche questo bello stretto e bello inclinato. Andiamo avanti dentro. Sembra di stare in montagna. Le fasi del trasporto, questo è l'unico presente nella parte ovest, diciamo fuori dalla Russia, i mini oblò. Questo è stato il primo aereo a superare la barriera civile di commerciale, a superare la barriera del suono. Anche qui abbiamo due file di sedili per lato e un corridoio strettino al centro. Ora andiamo verso il cockpit. Questo è il cockpit, configurazione tipica per l'epoca, con comandante sulla sinistra, primo ufficiale sulla destra e ingegnere di bordo qui lateralmente e indietro, insomma dietro di loro. Ora non si vede perché non siamo proprio seduti al posto di guida, ma con il naso puntato all'ingiù si riusciva a intravedere la pista. Ora siamo sulla scala per entrare nel Concorde di Air France. Altezza ala, scarichi con inversori di spinta attivi, aperti e azionati.
Da qui vediamo il mitico carrello di atterraggio che c'era giù e il ruotino di coda per evitare di toccarmi la coda. Finiture interne di altro livello rispetto al Tupolev, decisamente. Cockpit del Concorde, fatto un po' meglio rispetto al Tupolev, anche qui comandante, primo ufficiale, ingegnere dei motori, un po' più moderno direi anche, e il famoso strapuntino lì sulla sinistra dove si poteva sedere un eventuale ospite. Anche qui il muso è abbassato perché eravamo in fase o di atterraggio o di decollo, ed è un bel bestione ancora oggi dopo tanti anni. E guardate laggiù in fondo, sembra una galleria di montagna. Macchina per la moneta commemorativa del Tupolo. Eccoci di nuovo davanti al mitico elicottero di tutti i Magnum PI, di tanti film, col motore qui in uso, albero di trasmissione inclinato che passa in mezzo al cockpit, sale verso il rotore principale e sotto c'è il vano di carico dove ci stavano i soldati. Padiglione dedicato alla 24 ore di Le Mans, praticamente da 100 anni fa quasi, dove si correva con questi bestioni, la mitica Alfa Romeo 6C che abbiamo visto anche ad Arese, auto stupenda, ma poi le auto dei giorni nostri, ibride, varie categorie, meglio adatti che sono. GT40, un'icona. La mitica auto Audi R8, pilotata da Lino Capello e da Michele Alboreto, e vittoriosa Le Mans in più di un'edizione. Auto secondo me che resta eccezionale perché è ancora di quelle aperte. Purtroppo Michele Alboreto ci ha lasciato la vita durante un incidente e ho corso durante i test. Stupenda auto. Porsche è del 1987, stupenda ancora oggi, e di a poco. Eccoci fuori dal museo, che dire, meritava completamente, visto velocemente anche per non perderci insomma troppo tempo. Peccato che non c'era la rossa, perché sennò mi sarei fatto quegli scivoli lì. Dentro ce n'erano altri due di belli, uno partiva là dal DC3. Solo che non puoi portare borse, borsette, borselli, telefoni per questioni di sicurezza, e quindi ho evitato. Dunque, breve carrellata di cose, c'è il mondo in questo, e ne mancherebbe uno da vedere,
che è quello a 30 km da qui, dove ci sono altri aerei, dovrebbe esserci il sottomarino, una nave, insomma migliaia di altre cose da vedere, però ci accontentiamo così.